Amici di Yav Store, Yamamoto Nutrition, un atleta grosso, che dite? Io direi proprio grosso. Abbiamo il piacere di essere con Fabio Petruglio. Hai sentito come l'ha detto? Fabio Petruglio, bello scandito, perché infatti è un ragazzo che scandisce quello che fa, lo scandisce con i fatti, lo scandisce con le parole e lo scandisce con il suo carattere, non solo come atleta. Un grandissimo atleta, un grande percorso. Ormai quanti anni è che gareggi in FBB? FBB gareggio precisamente dal 2004, perciò avevo 24 anni, adesso sono precisamente sui 12 anni che gareggio in FBB, cercando di migliorarmi sempre e portare sempre uno step più avanti nella preparazione fisica e anche mentale dell'atleta. Infatti in molti casi si dice sei cresciuto in FBB, io in questo caso direi sei cresciuto con la FBB, anche tu hai in qualche modo sei riuscito a far crescere anche la IFBB a livello di notorietà. Adesso indossi la divisa Yamamoto Nutrition che ci contraddistingue in tutto il mondo. Come vedi cambiato in questi anni il bodybuilding? Cosa noti di diverso dal bodybuilding che era quando eri più giovane al bodybuilding che è adesso, tenendo conto anche della crescita che uno fa nel percorso, nel cammino della crescita mentale che uno può fare? Beh, sinceramente vedo che ultimamente ci sta più afflusso di persone, come sai, Man Physique, Body Fitness, e in questi ultimi anni, grazie a Yamamoto Nutrition e Yaf Store, vedo proprio che è rinato questo sport. Molta gente è tornata a gareggia e abbiamo avuto, come potete ben vedere, un incremento ponderale degli atleti alle gare. Infatti ultimamente ci stanno sempre più atleti che tornano a gareggiare, che vengono a vedere le gare e che si stanno appassionando a questo sport per questa grossa, insomma, realtà che sta nascendo adesso. Tu sei uno dei leoni, perché come diciamo sempre in questo grande tendone che sono le gare, in questo bellissimo show, spettacolo, c'è il momento degli acrobati, c'è il momento dei mangiafuoco e c'è il momento dei leoni, che sono appunto la tua categoria. Che cosa vuoi dire a un ragazzo che si approccia, perché il percorso non è un percorso in cui uno si può improvvisare, cosa vuoi dire a un ragazzo giovane, cosa vuoi dire al Fabietto piccolo di 18-19 anni che vorrebbe, che ti vede adesso in questa intervista e che vorrebbe un consiglio? Quale consiglio potresti dare? L'unico consiglio che posso dare all'atleta che si approccia a gareggiare è di affidarsi a prodotti di qualità e a persone di qualità. Per diventare, come dice Marco, leoni, bisogna seguire un percorso, ci vuole tempo, cioè non si... Anche pazienza. Pazienza, e soprattutto bisogna essere seguiti nel percorso da persone e da integratori di qualità. Anche perché notiamo che adesso, oltre a quella che può essere una carriera atletica in cui uno brilla sul palco, bisogna anche avere un qualcosa in più, quello scintillio in più anche a livello morale per poter coinvolgere più persone possibile. Sei d'accordo che le gare non si vincono solamente sul palco? No, assolutamente no. Le gare, cioè, generalmente si vincono principalmente sul palco, ma anche fuori dal palco. E principalmente la persona deve brillare sempre, non solo quei 5 secondi, ma in tutta la sua carriera. Perciò bisogna essere circondato da persone positive, da un ambiente positivo. Io infatti ti ho fatto questa domanda perché tu in particolar modo, se mi posso permettere, ne sei l'esempio di questa cosa. Sei una persona sempre cordiale, sempre sorridente, ed è molto raro nella tua categoria, in categorie massime, super massime, è molto raro trovare persone con cui puoi stabilire un rapporto magari sereno, calmo. Sono sempre un po' nervosi, anche la dieta, la stanchezza. Sì, perché il livello è molto alto, insomma, le preparazioni a questo livello si fanno sentire e il nervoso è sempre latente, sul filo del rasoio, perciò diventa veramente molto difficile trovare la persona che sia preparata fisicamente ma anche gentile e che sappia avere, insomma, un rapporto col pubblico. Fortunatamente con queste cose un po' ci si nasce. Esatto. Io credo che questa sia la longevità, la chiave della longevità atletica in un atleta. Cioè,
Se uno ha una chiave di lettura di questo tipo, sorridente, solare, positiva, riesce a, a vivere come atleta, a fare un percorso atletico molto lungo, fare professionista e tutto il resto. Sei d'accordo in questo? Sì, assolutamente, 100%. Voglio farti un'altra domanda. Tu sei di Roma? Sì, vicino a Roma. Di origini? Tarquinese. Tarquinese. Senti, come hai vissuto all'inizio il bodybuilding? Cioè, dove, in che palestra sei cresciuto? Come ti sei approcciato? Beh, fin da piccolo mi sono allenato in una piccola palestra del mio paese, dove c'erano solamente bilancieri e ghisa, cosa che serve insomma per un bodybuilder. E con l'avvento insomma tecnologie vedo sempre più macchine, cavi, cavettini, però rimango sempre dell'idea che il bilanciere, la scuola della ghisa, la vecchia scuola, bilanciere e peso sia la chiave di soluzione di tutto il problema. Quale consiglio vorresti dare a persone che ambiscono a gareggiare all'estero, ad essere degli atleti azzurri? Tu che sei un veterano azzurro adesso, che consiglio potresti dare? Quali sono le differenze con cui si andrebbero a scontrare? Basilare è che all'estero il livello è molto alto, perciò bisogna puntare più su avere un fisico dettagliato e qualitativo che su un fisico voluminoso come può piacere qua in Italia e essere vincente. E avendo insomma una buona critica di se stesso, uno riesce a portare a casa insomma un buon risultato, penso. Beh, io a questo punto non posso che ringraziarti, Fabio, e farti i migliori auguri per la tua carriera, che è un po' anche la nostra, perché certo, tutti crediamo a tutto il team insomma Yamamoto. Esattamente, tutti crediamo in te, la vittoria del singolo è la vittoria di tutti. Certo. Quindi ti ringraziamo e cosa gli possiamo dire? Possiamo dire alla great!